Salve amici di LeloTubeStan 5, benvenuti e ben ritornati nel mio canale e come sempre ti invito, se non sei ancora iscritto, a iscriverti al mio canale. Oggi voglio fare una piccola riflessione, amici, di quello che mi è successo questa notte. Beh, mi ha fatto pensare veramente in profondità. Era intorno alla mezzanotte circa, mi ero appena addormentato e vengo di soprassalto svegliato da un allarme di una sirena. Oh mio Dio. Ancora nello stato di coma profondo, mi accorgo che erano anche saltate le luci. E lì, ragazzi, il panico totale. Sarà stato anche per la poca lucidità e ancora mezzo addormentato, ma il mio primo pensiero è: qui è successo qualcosa di grande. Immaginate, in questo periodo, qui c'è il blackout tanto famoso che ci stanno inculcando nella testa, oppure la cosa peggiore, è scoppiata una bomba atomica. Aiuto! Sì, ragazzi, lo so, follia pura, assurda, però intanto continuavano a suonare gli allarmi. Panico dentro di me pian piano stava sempre di più aumentando, con un senso di angoscia ancora più grande. Prima cosa ho fatto, ragazzi, ho controllato subito sui social network se c'era qualche notizia, se qualcuno scriveva qualcosa, ma per fortuna non c'era niente. Poi ho controllato anche sulle notizie ANSA e anche lì, grazie a Dio, non c'era successo niente, tra virgolette, di non normale. E pian piano prendevo sempre di più lucidità, fino a capire che era soltanto un semi-incubo. E se era soltanto un normalissimo blackout. Continuavano sempre di più i suoni d'allarme, che poi mi sono accorto che erano delle centraline d'emergenza, dei vigili del fuoco e anche di altre banche qui in giro. Pian piano, sempre di più, mi tranquillizzavo, a mente lucida, ho cominciato a capire una piccola riflessione, ragazzi. Ho tirato delle conclusioni finali di questa storia. Ho capito come cavolo, per non dire altro, veniamo influenzati dai mass media. Siamo sempre più bombardati da notizie sempre più drammatiche, con notizie di un rischio di Armageddon nucleare o di un'apocalisse nucleare. E migliaia di notizie sempre più catastrofiche. E lì, ragazzi, ho capito che era il momento di chiudere e di non ascoltare più la TV. Perché anche se io non sono un tipo suscettibile, ho visto che pian piano anch'io sto cedendo e cadendo nell'angoscia di questo periodo. Quindi, ragazzi, questa piccola storiella per raccontarvi che è meglio chiudere la TV e andarsi a fare un bel giretto in giro, una passeggiata, e se proprio dobbiamo vedere la TV guardiamo un bel film divertente e via. E speriamo che questo periodo, tra virgolette, di merda passi, perché è veramente uno stress, almeno per me.